tutto per quella che tu farai in Messico, dove il Signore ti aspetta e dove Lui stesso ha preparato la via per te, perché vuole servirsi di te, vuole parlare attraverso la tua bocca, vuole che molti cuori si convertano a Lui. Signore, sostieni questo tuo servo, manda il tuo spirito, fa che la sua predicazione, la sua parola sia forte, incisiva, che abbia quell'autorità che tutti riconoscono in coloro che si fanno usare dallo Spirito. Vieni, Santo Spirito. Padre, lo zelo per la tua casa mi divora. Ecco, io vi mando il grano, il vino nuovo e l'olio, e ne avrete a sazietà. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli. Alleluia! Non si sente! Non si sente! Alleluia! Desidero salutarvi con grande affetto e con la stessa commozione con cui Gesù, vedendo folle accaldate come la nostra, non mancava di farsi uno con loro, abbracciandoli e stringendoli al suo cuore. Così vorrei fare con ciascuno di voi, in modo speciale con chi sta qui alla mia destra e non è riparato da una tettoia. Dio vi benedica, grazie, grazie. Stamattina rientravo da Roma dopo una evangelizzazione ai politici all'aeroporto di Pescara ieri sera e vedevo dall'alto la playa di Catania e pensavo per un istante: se i miei occhi fossero quelli di Dio, che grande differenza tra questa gente che espone il proprio corpo al sudore, alla fatica, alle abbronzature, e il popolo che andrò ad incontrare, il popolo di Dio, che espone il proprio corpo alla salvezza, alla guarigione, alla gioia, all'amore. Se poteste vedere che meravigliosa fotografia
e questa assemblea riunita nel nome del Signore. Lasciate che vi saluti con le parole di Paolo. Le credo fortemente nel mio cuore. Quanto a voi, fratelli e sorelle, dopo poco tempo che eravamo separati di persona, ma non con il cuore, eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto, tanto il nostro desiderio era vivo. Chi infatti, se non proprio voi, 9 province di Sicilia, 18 diocesi di Sicilia, 300 e più gruppi e comunità, ciascuno di voi, proprio tu, potrebbe essere la nostra speranza, la nostra gioia e la corona di cui ci possiamo vantare davanti al Signore nostro Gesù nel momento della sua venuta? E allora con Paolo anch'io voglio dire, siete voi, sei tu, la nostra gloria e la nostra gioia. Alleluia! Fratelli e sorelle, non si inizia mai a leggere un libro senza prima vedere nel frontespizio il titolo, così come non si va al cinema per vedere la proiezione di un film senza sapere il titolo di questo film. Non vorrei che ci fossero alcuni di voi che sono venuti qui e non sanno quale parola li ha convocati, quale parola opererà oggi potentemente nella loro vita. E allora per un istante chiudete i vostri occhi e immaginate di essere anche voi a Betania quel giorno in cui due sorelle, nella tristezza, nell'angoscia dinanzi alla morte, dopo aver invocato la presenza di Gesù, lo accolsero quando ormai sembrava troppo tardi. E Gesù li avvicinò, profondamente commosso, dice il Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, versi 38 e seguenti. Gesù, profondamente commosso, si avvicinò a quel sepolcro dove Lazzaro era stato posto e disse: togliete la pietra. Marta gli rispose, la sorella del morto: Signore, già manda cattivo odore, è di 4 giorni. E Gesù le disse: Marta, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? E tolsero la pietra. E Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io so che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E noi vogliamo fare la stessa cosa adesso. La fede di Gesù è anche la nostra mediante lo Spirito. La certezza che il Padre ci ha generato in Gesù e siamo figli e pertanto abbiamo potere di accedere al cuore del Padre è la stessa di Gesù. E allora vi prego, alziamo gli occhi al cielo in questo istante e come Gesù diciamo: Padre, io lo so che tu sempre mi ascolti. Padre, io so che tu sai tutto di me. Io so che tu vedi la mia vita e che toglierai la pietra tombale, la pietra dell'infelicità, la pietra del rancore, la pietra della divisione, la pietra del dolore, la pietra della solitudine, ogni pietra che mi impedisce di vedere la luce. Sì, Padre, lo credo in Gesù. Io credo che tu sempre mi ascolti. Amen. E benvenuti allora nella fornace di Dio. Questa è la fornace di Dio, dove vengono immersi gli amici di Dio, per essere salvati da Dio, consolati da Dio, confortati da Dio, guariti da Dio. Quando 30 anni fa iniziavo ad animare i primi gruppi del rinnovamento, c'era una canzone che non cantavamo allo stadio perché eravamo ancora pochi, ma sembra fatta proprio per questa circostanza e la vogliamo cantare subito. Dice: la fornace non temere. Coraggio, rimanete fermi, ma cantate con me, ma non dite Gesù verrà, perché Gesù è già qui. Allora diremo: Gesù è qui. Coraggio, cantate con me. La fornace non temere,
resta tranquillo, Gesù è qui. La fornace non temere, resta tranquillo, Gesù è qui. La fornace non temere, abbi più fede, ti salverà. Solo l'amore di Gesù, l'amore di Gesù ti salverà. Solo l'amore di Gesù, l'amore di Gesù ti salverà. Adesso attenti, non bisogna temere la salute, perché Gesù è la salute e chi incontra Gesù non può temere. Allora, nel dire la salute non temere, tu già stai invocando Gesù, che è la salute, che è la salvezza. Lo dicano gli ammalati, ai quali va tutto il nostro amore, il nostro affetto per questa fede eroica che testimoniano. E ditelo voi in modo speciale: la salute non temere. Coraggio. La salute non temere, resta tranquillo, Gesù è qui. Salute non temere, resta tranquillo, Gesù è qui. La salute non temere, abbi più fede, ti salverà. Chi? Solo l'amore di Gesù, l'amore di Gesù ti salverà. Solo l'amore di Gesù, l'amore di Gesù ti salverà. Bisogna proprio credere che solo l'amore di Gesù oggi ci salverà. E così Gesù ce lo ripete: tutto è possibile per chi crede. Questa giornata fa da eco alla convocazione di Rimini, dove il tema era niente è impossibile a Dio. E abbiamo avuto un grande privilegio: ricevere la lettera autografa di Benedetto XVI, che si è rivolto a noi del rinnovamento dicendo: voi avete avuto intenzione di mettere in risalto il carisma della fede. Il carisma della fede è la fede che opera miracoli, che opera guarigioni, che opera conversioni, che opera consolazioni. Il carisma della fede. E il Papa spiega in cosa consiste: incontrando Dio in Cristo Gesù, con un incontro che trasforma, grazie alla forza dello Spirito Santo, l'esistenza del credente e lo rende testimone gioioso delle meraviglie che il Signore non cessa di compiere anche in questo nostro tempo. E meraviglie nel linguaggio biblico significa segni, guarigioni, prodigi. Questa è parola del Pontefice, firmata da lui, è una lettera autografa, e noi oggi vogliamo dare eco, vogliamo dare volto, vogliamo dare corpo a questa parola che si riceve nella fede e si professa con fede. Allora diciamo: credo, Signore, che tu oggi vuoi compiere meraviglie. La beata Elena Guerra scrisse un giorno: credo, 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 lo dirò fino all'ultimo respiro, credo. E allora vorrei che voi salutaste la regina del vostro cuore, che è la fede. Forse nessuno ve l'ha mai detto, ma voi avete una regina con voi, è la fede. La regina del vostro cuore è la fede. E allora salutatela, ditele: buon pomeriggio, regina mia, diteglielo. Fede che abiti il mio cuore. Voglio credere. Bisogna avere una fede instancabile. Bisogna avere una fede che porta Dio nei nostri pensieri, nei nostri affetti, che sottomette tutto alla sua parola, perché è Gesù che pronuncia questa parola. Credi e vedrai la gloria di Dio. La vita di ogni cristiano, la vita di un rinnovato nello spirito, deve essere una vita viva di fede. Niente Dio gradisce più che una vita di fede. Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6 dirà: questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato, credere in Gesù. Gesù sta dicendo: credete in me,
Questa è l'opera di Dio, questa è la volontà di Dio. Ecco perché la nostra fede è necessaria. È necessaria la fede debolissima di chi è qui per la prima volta, che voglio salutare con affetto, così come la fede degli anziani, la fede dei sacerdoti, dei giovani, degli ammalati, la fede dei peccatori. Tutti noi siamo peccatori, ma questa fede è necessaria, perché dove c'è la fede c'è la Chiesa, e dove c'è la Chiesa c'è Cristo. La fede schiude un mondo d'amore, la fede è certezza del cielo. La fede, vuol dirci Gesù, non è un sentimento, quello che raccogliamo in queste giornate, è il nostro vero stile di vita, non una sensazione ma una volontà, non un'emozione ma un impegno. Questa, fratelli miei, sorelle mie, è l'ora della fede. Facciamo che oggi, ancora oggi, questa fede sia schietta, sia viva, sia autentica, e lo sarà allora domani la fede dei nostri figli, la fede dei figli della Chiesa. L'autore della lettera agli Ebrei, al capitolo 11, verso 6, dice: chi si accosta a Dio deve credere. E se c'è qualcuno che è venuto ad accostarsi a Dio senza credere, non lo incontrerà. Chi si accosta a Dio deve credere. Deve credere in cosa? Primo, che Egli esiste, che Dio è. E quando voi dite Dio è, significa onnipotente, significa grande, significa sapiente, significa tutto ciò che il cuore dell'uomo desidera. Dio è, credere intanto che esiste, che è vivo. E poi dice ancora la lettera agli Ebrei, credere che Egli ricompensa coloro che lo cercano. Allora voi potete essere venuti qui per accostarvi al caldo e non per cercare il Signore. Potreste essere seduti ad ascoltarmi in questo momento, quasi sopravvivendo alla vostra fatica, piuttosto che mettendo tutto il desiderio di cercarlo. Non basta accostarsi, bisogna che il nostro cuore manifesti che noi veramente lo cerchiamo. Fratelli e sorelle, me ne convinco giorno dopo giorno, incontrando politici, incontrando governanti, incontrando ogni tipo, razza di uomo. Il più grande dono che un uomo possa avere su questa terra, la più grande ricchezza, è proprio soltanto la fede, il dono della fede. Dopo il dono della vita che ti è stato dato, il dono più prezioso è la fede. A che cosa ti servirebbe vivere se non sai cosa stai facendo della tua vita? A che cosa servirebbe esserti sacrificato per venire fin qui, tu che vieni da Siracusa o da Trapani, se non sai a che vale la tua vita, cosa farne della tua vita? E niente più della fede dà luce alla tua esistenza. Ti dice da dove vieni, ti dice chi sei, ti dice dove vai. Ecco perché la fede è prima di tutto un dono, una luce divina che viene comunicata attraverso gli uomini. E io vorrei che adesso voi diceste un grazie al Signore per quel fratello, per quella sorella che vi ha trasmesso il dono della fede. Forse sarà il tuo papà, forse sarà la tua mamma, forse un amico, forse eri un bestemmiatore, forse eri lontano da Dio e una persona ti ha incontrato e nel suo volto tu hai visto il volto di Dio, hai compreso che c'è una novità che non conoscevi e hai iniziato a credere. Di il nome di questa persona, rientra in te stesso e poi insieme diremo il nome del fratello, della sorella, della persona che è stato colui che ci ha trasmesso il dono della fede, perché si trasmette attraverso gli uomini, è dono di Dio, ma passa dalla testimonianza degli uomini. E gli manderai un bacio dicendogli: oggi ti ringrazio, fratello mio, sorella mia, perché grazie a te io sono qui, grazie a te la mia vita è nelle mani di Dio. Un istante per raccoglierci e poi tutti insieme a voce alta, ognuno dirà a voce alta il nome della persona. Forse sarà la nonna, chissà, ci sono genitori che sono stati evangelizzati dai figli, dai bambini. Ricorda chi per la prima volta ti ha spinto a credere e ti ha fatto vedere la bellezza della fede in Gesù. E gli dirai grazie e, come dice Santa Teresina, manderai un bacio mandandolo a Gesù. Ecco, insieme al mio tre tutti direte grazie al Signore dicendo il nome di questa persona che vi ha portato, vi ha fatto scoprire la fede. Uno, due, tre.
E gli altri dove stanno? Siete venuti da increduli? E allora diciamolo di nuovo e mandiamo un bacio al Signore per questa persona che è stata speciale nella nostra vita. 1, 2, 3. Nessun merito possiamo attribuirci se non la grazia di avere incontrato Gesù nella nostra vita e sapere che cosa significano le parole di Gesù. Giovanni 14, abbiate fede in Dio e abbiate fede in me, abbiate fede in me. Santa Teresa di Gesù Bambino sperimentò la prova terribile della cosiddetta notte oscura della fede, come tante persone che incontro, ne incontro di ogni tipo, che stanno smettendo di credere, che dicono non ce la faccio più, ho sperato nel Signore. Ebbene, fratelli e sorelle, io vorrei che oggi noi imparassimo un modo nuovo di pregare, quando soprattutto ci troviamo come Santa Teresa di Gesù Bambino in una notte oscura della fede. Dice Santa Teresa: quando canto la felicità del cielo, io non canto ciò che spero, io non canto ciò che sento, io canto ciò che voglio credere. Fratelli e sorelle, voler credere è già credere. Incontro persone, fratelli, sorelle, che mi dicono prega per me, e me lo dicono con il tono della speranza. Io spero che il Signore faccia qualcosa per me. Tu devi credere, tu devi credere. La speranza porta la fede di giorno in giorno. La speranza unisce i giorni nella fede, ma è la fede che avvicina Dio, è la fede che mette in opera Dio. Non devi dire spero, ho sperato, speriamo. Quante volte vi sarà capitato tra cristiani di vedere una situazione e sentir dire speriamo, speriamo. Credo, credo. Questo dice Santa Teresa: io canto non ciò che sento, ma ciò che credo, ciò che voglio credere. E noi dobbiamo prepararci oggi a fare questa esperienza di Dio che parte da una professione di fede forte, ferma. Questa fede si riceve, si custodisce, si vive se la si professa, e nessuno la può inventare, nessuno la può manipolare. La fede è come una fontana che mantiene vivo lo spirito di un popolo, di questo popolo che è il rinnovamento nello spirito, ma esige un'applicazione alla nostra vita. Perché dire spero significa quasi rinviare l'applicazione della nostra fede nella nostra vita, alla nostra esperienza vissuta, lì dove il Signore ci fa vivere la prova, la sofferenza, lì deve manifestarsi la sua gloria. Avere fede, professare fede, significa stare nella eredità di chi ci ha generato, ma significa stare nel futuro, nella fede dei nostri figli. Perché la fede ci pone in questa relazione temporale con il passato e con il futuro. La fede è amore responsabile, come quello di Gesù. L'atto di amore verso Lazzaro è un amore responsabile, perché ridà vita, perché inizia una nuova storia, perché inizia un nuovo tempo, il tempo di Dio che non finisce mai. Ecco perché dobbiamo praticare la fede, professare la fede, confessare la fede. Il nostro mondo, sempre più agguerrito verso i cristiani, vorrebbe farci capire che il cristianesimo è qualcosa di facile e che non vale la pena essere segno di contraddizione in questo mondo. Il rinnovamento nello spirito è movimento profetico, perché non ha paura di far conoscere la verità di Dio e di portare gli uomini e le donne a credere alle promesse di Dio. Ed ecco, la preghiera, il canto, la testimonianza, la danza sono tutti segni di questa adesione vitale. Adesione vitale, ecco la fede alla presenza di Gesù. Fratelli e sorelle, o si è cristiani credenti o non si è, o si è cristiani credenti o Cristo non è, o si è cristiani rinnovati o lo Spirito non è. E Cristo è passione, sacrificio, offerta, presenza attiva. Cristo è forza, e noi vogliamo un cristianesimo forte, un rinnovamento forte nella fede. Ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito.
E allora noi vogliamo ritornare a Gesù questa sera. Noi vogliamo ripartire da Gesù questa sera. Noi vogliamo riaffermare Gesù questa sera. Ecco come ci si riappropria della fede. Ritornando a Gesù, dillo, io voglio ritornare a Gesù. Ripartire da Gesù, io voglio ripartire da Gesù. E riaffermare che Gesù è il Signore. Io voglio riaffermare che Gesù è il Signore. Il Santo Padre Benedetto XVI ha incontrato tutti i nostri vescovi d'Italia, anche i nostri vescovi di Sicilia, e a conclusione di queste visite ad Limina ha sentenziato: in Italia la fede è viva ed è profondamente radicata, ed è radicata nei cuori, ed è radicata nei cuori. Ecco perché qualcuno vorrebbe espropriare Dio dai nostri cuori. Ecco perché si vuole espropriare Dio non tanto dalla storia, ma dal cuore dell'uomo. Il Papa dice: è viva questa fede ed è profondamente radicata. È un esempio per dire che questa fede è viva. Il Santo Padre lo ha dato ricordando la festa di San Giovanni in Laterano, quella che è passata come Family Day o Dies Familiae, il giorno della famiglia, festa di popolo. Fratelli e sorelle, qui è una grande famiglia. I nostri gruppi, le nostre comunità sono famiglie di famiglie, e la fede ha nella famiglia il suo santuario, il suo migliore laboratorio, la sua migliore palestra. L'ho gridato in piazza San Giovanni, lo voglio gridare in questo stadio. Attaccare la famiglia significa attaccare la fede della piccola chiesa domestica, quindi la chiesa, ed è un attacco frontale alla chiesa, perché mortificando la famiglia si mortifica l'avvenire della fede e quindi l'avvenire di Gesù Cristo. Senza figli cristiani non c'è avvenire per la nostra fede, non ci saranno vocazioni, non ci saranno sposi e spose cristiane. Senza figli credenti cristiani non ci saranno governanti cristiani, non ci sarà un paese cristiano, una scuola cristiana, una televisione cristiana, non ci sarà. E allora i sociologi vi diranno: la popolazione invecchia e i figli servono, e noi abbiamo risolto i problemi, ci sono i figli degli immigrati e loro ci daranno futuro. Fratelli e sorelle, bisogna essere chiari: noi non vogliamo escludere e non abbracciare gli immigrati e tutti coloro che portano il volto di Dio, e li sentiamo fratelli e li sentiamo vicini. Questa è la Pentecoste. Ma noi vogliamo un futuro cristiano, non un futuro islamico in cui presto il numero delle moschee supererà quello delle chiese. Bisogna difendere la nostra fede, bisogna diffondere la nostra fede. E qualcuno dirà: ma così si va allo scontro di civiltà. Ma quale scontro? Noi stiamo facendo solo sconto della nostra fede. Gesù non ci ha promesso tavoli di trattative, non ci ha promesso accordi bilaterali, non ci ha promesso mediazioni politiche o religiose. Ha promesso, per chi ha fede, la spada dell'incomprensione, la spada della divisione, anche in famiglia, per la fedeltà al Vangelo. Parlate pure di Dio quanto volete, ma riunitevi nelle vostre chiese, non parlateci di Dio, questo si vorrebbe. E noi invece siamo qui e lo vogliamo gridare forte che noi crediamo, lo vogliamo gridare negli stadi, negli aeroporti, in Parlamento, ovunque. Noi vogliamo gridare che Gesù Cristo è il nostro Signore. Noi non ci accontentiamo di parlare a Dio degli uomini nelle nostre chiese, noi vogliamo parlare agli uomini di Dio, di Dio. Ed è quello che abbiamo fatto il 12 maggio, allorquando la parola famiglia diventava causa di scontro in Parlamento e qualcuno aveva vergogna di pronunziarla per non perdere potere, l'abbiamo riaffermata noi, e l'abbiamo riaffermata in quella piazza, e l'abbiamo riaffermata forte. Ed ecco che si è tornato a fare unità, ed ecco che i nostri politici cristiani hanno tornato a fare unità,
Allora, fratelli miei, non è in crisi la fede, è in crisi semmai la nostra testimonianza di fede. C'è un laicato appassionato, uomini, donne, giovani, famiglie, che hanno la gioia di dirsi cristiani, gente allegra, famiglie che se anche soffrono e sono incomprese, non disperano, credono, sperano, amano, vivono. Fratelli e sorelle, non è tempo di protesta, è tempo di proposta, è tempo di profezia, è tempo di rendere viva questa nostra fede. Noi siamo un popolo che non ha paura e che guarda in faccia Dio senza nascondersi dinanzi al peccato. Non abbiamo paura di guardare in faccia Satana, specie quando muove guerra alle nostre vite, alle nostre famiglie, alle nostre comunità. Noi crediamo che Gesù è il Signore e il Salvatore. Ecco perché siamo un popolo che lotta nella preghiera e che se cade si rialza e che conosce una gioia che non si esaurisce, la gloria di Dio. Tutto è possibile a chi crede. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Cioè, quello che ho visto non è ancora sufficiente, Dio vuole di più per me. Quello che ho non è ancora tutto, Dio vuole di più per me. Quello che posso non è ancora tanto, Dio vuole di più per me. Questo è il movimento della fede, quello che lo Spirito fa nelle nostre vite. Noi siamo un movimento ecclesiale, ma un movimento che mette in movimento la fede. Credere nel nome del Figlio, nel nome di Gesù. Giovanni 15:7, se rimanete in me, nel mio nome, e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Ecco la fede carismatica, ecco la fede che è piccola come un granellino di senapa, ma che poi diventa grande, grande, con rami che possono accogliere gli uccelli, grande, così grande come un albero a cui tutti possono trovare riparo. Così i nostri gruppi, le nostre comunità, quando esercitano la fede carismatica. Lo dicevo a Rimini, c'è una fede che giustifica, ed è la fede battesimale, quella in forza della quale, se noi diciamo che Gesù è il Signore, veniamo salvati. Ma c'è una fede che gratifica, gratifica, è la fede carismatica, cioè quella che ci fa sperimentare la salvezza. Non basta dirsi salvati, non basta dire Gesù mi ha salvato perché ero nel peccato. L'esperienza della salvezza si rinnova ogni giorno, come l'Eucaristia ci è donata ogni giorno, come la riconciliazione dei peccati ci è donata ogni giorno. Ecco perché noi dobbiamo confessare la nostra fede e credere che oggi, questa sera, Gesù ha il potere di spostare le montagne. Questa è la fede carismatica, una fede che opera meraviglie. Il miracolo, ci ha ricordato il Santo Padre Benedetto XVI, il miracolo che rivela Dio, la sua onnipotenza, la sua maestà, il miracolo che consolida la nostra fede, specie quelli dei più deboli, dei più piccoli, che se non vedono segni non credono. Ma il miracolo, lo dice Sant'Agostino, colpisce i nostri sensi e apre la nostra mente, ci spinge ad ammirare le opere visibili del Dio invisibile, quello che oggi il Signore vuole fare. Noi vogliamo ammirare le opere visibili del Dio invisibile, per dire, come lo dissero Marta, Maria, quella folla, Lazzaro è vivo perché Gesù è vivo, Lazzaro è vivo perché la parola di Gesù è viva, Lazzaro è vivo perché noi abbiamo creduto che Gesù, che Gesù, che Gesù poteva fare qualcosa per lui, e quindi speravano, ma Gesù dice credi ora, e qui in quel momento, ora, videro la gloria di Dio. Non dobbiamo allora questa sera, come Marta e Maria, dire speravamo che tu venissi 4 giorni fa. Gesù dice sono qui ora, credi ora. Noi dobbiamo pregare con fede, non con speranza. Pregare con fede, perché la prerogativa di fare miracoli Gesù non l'ha tolta di mezzo. Gesù continua ad operare miracoli. Atti 2:22, così Pietro lo presenta. Gesù, uomo accreditato da Dio per mezzo di miracoli, prodigi e segni.
I ciechi vedono, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti sono risuscitati. Matteo 11,5. Non si può eliminare il miracolo dalla vita di Gesù, perché smaglieremmo come una calza la trama del Vangelo. Ogni miracolo è una manifestazione dello Spirito, cioè non fa i conti con noi, non appartiene al nostro gusto, non appartiene alle nostre voglie, non appartiene neanche alle nostre attese. Noi non possiamo criticare l'opera di Dio, perché Lui che opera per se stesso, noi possiamo solo ammirarla con un atteggiamento di fede e credere che Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre. Ieri, oggi e sempre. Mai il Signore opera un miracolo fine a se stesso. Il miracolo è sempre un kairos, cioè introduce una novità nella storia di una città, nella storia di un paese, nella storia di una famiglia. Le meraviglie di Dio cambiano la storia, la agganciano e la trasformano secondo il cuore di Dio. Ecco perché il miracolo è sì un incentivo per la fede, ma è anche un premio della fede. È un segno che rimanda sempre ad un significato. Per questo noi siamo grati a Benedetto XVI e bisogna fare un grande applauso, perché ha segnalato l'attualità del rinnovamento dello Spirito che porta all'attenzione della Chiesa il carisma della fede, così come fece nel 1985 quando nel rapporto sulla fede, il libro intervista con il caro amico Vittorio Messori, segnalò tra i nuovi movimenti l'esistenza del rinnovamento, perché aveva riportato l'attenzione per le meraviglie di Dio. Ecco la lode, ecco la danza, ecco il gloria che abbiamo cantato, così come il popolo vedeva la gloria di Dio e glorificava il Padre. Questo è il rinnovamento, una gloria che noi non ci stiamo stancati di vedere e di sentire, e che proclamiamo questa sera e che aspettiamo si manifesti in ogni angolo della storia. Fratelli e sorelle, non c'è spazio per inganni. Cristo, la verità, non sa ingannare. È stato ingannato, ma non ingannerà mai te, non ti ingannerà mai, perché sa solo amare e ha amato sino alla fine. Non c'è spazio per i tradimenti. Cristo, la verità, non sa tradire. Sì, è stato tradito, ma non potrà mai tradirti, perché ti ha amato sino alla fine. Non c'è spazio per l'indifferenza. Cristo, la verità, non sa rimanere indifferenti. Ha subito l'indifferenza, ma non sarà mai indifferente dinanzi a te, perché ti ha amato sino alla fine. Fratelli e sorelle, noi stiamo sfidando un tempo che vuole cancellare Dio dal cuore dell'uomo e dalla storia. Ci stanno volendo convincere che Dio è un pregiudizio del passato, che non ha nulla a che fare con questo universo, che non ha nulla a che fare con la scienza, con la tecnologia, e si spaccia l'ateismo con l'espressione modernità. Tu, genitore, non educare i tuoi figli, fa che costruiscano l'autostima, cioè che decidano ancora, quando stanno bevendo il latte, che cosa è bene e che cosa è il male, e se serve prendendoti anche a parole. Non permettere che il male si annidi nel loro cuore, non permettere che il male si annidi sulle loro labbra, non permettere, in nome della modernità, di permettere che i tuoi figli si autosalvino, si autoeduchino, si autogiustifichino, perché quando l'io si fa assoluto, questo io non parla più di Dio, ma di Satana, ma di Satana. Tutte le volte che gli uomini hanno voluto sostituire Dio, la sociologia, l'antropologia, la psicologia, la cultura atea, materialista, tutte le volte che hanno cercato di sostituirsi a Dio per rendere felice l'uomo, e hanno voluto sostituire la fede in una persona, Dio, in una cosa, in un sistema, in una macchina, abbi fiducia in questa macchina, abbi fiducia in questo investimento, gli uomini sono diventati meno uomini, sono diventati più poveri. Fratelli e sorelle, il vero virus
del nostro tempo è l'incredulità, e si diffonde in maniera sbalorditiva e fa vittime in modo innumerevoli. Guardateli molti giovani, guardateli molti papà e molti mamme in mezzo a noi, belli, spavaldi, sicuri di sé. Credono che sia la scienza, la tecnica, il denaro a dare all'uomo felicità e immortalità. Ma provate a togliere la foglia di fico con la quale coprono la loro esistenza, e che cosa scoprirete? Disperazione, senza gioia, senza speranza, senza pace, arrabbiati con tutti. Allora serve la tua fede, serve la nostra fede, la testimonianza della nostra fede diventa il più grande miracolo nelle mani di Dio, il più grande atto d'amore che noi possiamo compiere in questo nostro tempo. Vorrei raccontarvi una storiella. Un giorno un gruppo di scienziati si riunì e arrivò alla conclusione che l'uomo aveva ormai fatto così tanti progressi che non aveva più bisogno di Dio, ed elessero fra di loro uno e lo mandarono in ambasciata per andare a comunicare a Dio che non avevano più bisogno di lui. Così fecero. Quest'uomo andò e disse a Dio: noi non abbiamo più bisogno di te, perché ormai siamo giunti a clonare l'uomo e possiamo ormai fare tutto praticamente da soli. Dio ascoltò con pazienza e poi rispose: bene, che ne direste allora di fare una gara a chi sa meglio fare un uomo, creare un uomo? D'accordo, disse lo scienziato, soddisfatto. Procederemo allora esattamente come all'inizio della creazione. Procederemo come all'inizio con Adamo. Benissimo, disse Dio. Non ci sono problemi, fa lo scienziato, e prese da terra una manciata di fango. Dio lo guardò e gli disse: no, 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 tu devi usare il tuo fango, non devi usare il mio. Usa il tuo fango, non usare il mio. È troppo facile eliminare Dio dalla storia dicendo che non esiste, continuando ad appropriarsi di ciò che è di Dio. È la cosa più bella, più preziosa, poco meno degli angeli, di gloria e di onore rivestita, è proprio l'uomo, sei proprio tu. Nessuno potrà toglierti dall'abbraccio di Dio, nessuno potrà strappare la tua fede. Questo ci dice il Signore. La storia non è in mano a potenze oscure, non è in mano al caso, non è in mano alle sole scelte umane. Lo disse Benedetto XVI all'inizio del suo pontificato. Su tutto questo e anche sull'irrompere veemente di Satana si innalza il Signore, si innalza la potenza del Vangelo. Dio ha il potere sulla vita e ha il potere sulla morte, ma ci dice: una sola cosa dovete temere, una sola cosa dovete temere. Luca 12,5. Temete Satana, colui che ha il potere di gettarvi nella Geenna dopo avervi ucciso. Ecco perché Gesù oggi ripete il miracolo della risurrezione di Lazzaro. Non vuole che il nostro cuore muoia, non vuole che la nostra fede muoia, non vuole che la nostra salute, le nostre famiglie muoiano, perché sa che c'è un fuoco che è per la perdizione. Se siete miei amici, dice Gesù, non dovrete temere nulla. Se sarete miei amici, non dovrete temere neanche colui che avrà il potere di uccidervi, perché non potrà fare più niente. Ma riconoscetemi davanti agli uomini, ecco la consegna, perché chi non si vergognerà di me non troverà me che mi vergognerò di loro davanti al Padre, dice Gesù. Ma riconoscetemi, e allora chi ha il potere di uccidervi non potrà fare niente. Questa fede è per la lotta e impegna tutta la nostra vita. Non ci sono momenti di sosta. Troppe persone si sono arrese, hanno smesso di pregare, hanno smesso di credere, hanno smesso di cantare: Gesù mi ha detto che se credo vedrò la gloria di Dio. Ed ecco che la tentazione lascia lo spazio al peccato, e il peccato dà spazio a Satana. Noi dobbiamo fare della nostra vita, in forza della fede, un vero combattimento spirituale
per liberarci dalla schiavitù dell'incredulità che ci porta al peccato. Il male può essere sconfitto solo da Gesù Cristo. Io, Signore, voglio vivere di fede e il mio cuore non vuole cercare altro che te. Ripetilo, io, Signore, voglio vivere di fede e il mio cuore non vuole cercare altro che te. Io voglio vivere di fede, Signore, e voglio che le mie parole e le mie azioni siano d'accordo con il tuo Vangelo. Io voglio vivere di fede, Signore, e non cercherò che piacere a te. Fratelli e sorelle, non ci attiri mai una fede comoda, quella che molti oggi amano scegliere, come il sarto, una fede cucita su misura, una fede cucita su misura. Bisogna invece largheggiare, perché chi ha fede ha coraggio e nessuna impresa gli risulta impossibile. Chi ha fede sa che con l'aiuto di Dio può raggiungere qualsiasi traguardo. Ecco perché noi vogliamo una fede forte, compassionevole come quella di Gesù, una fede forte, tenera come quella di Gesù, una fede forte, accogliente come quella di Gesù, una fede forte, silenziosa come quella di Gesù, una fede forte, cattolica come quella di Gesù. Ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo che abbiamo invocato. Il mio giusto vive di fede, dice la Scrittura, Romani 1,17, e lo pronuncia lo Spirito questa parola per noi. Ci chiede di vivere di fede. Il mio giusto vive di fede. Il linguaggio della fede deve tornare ad essere parlato per la fede. Voglio farvi sentire le parole di Ignazio di Antiochia, un vescovo martirizzato, era un santo, ritenuto un santo, accomunato agli apostoli per la sua grandezza. Dinanzi al martirio, cosa scrisse? A questo popolo che si voleva ribellare, che non voleva accettare che il vescovo venisse martirizzato: siate buoni, io so che questo mi conviene, perché adesso comincio ad essere un vero discepolo. Siate buoni, non abbandonate al mondo e alle seduzioni della materia chi vuole essere di Dio. Il principe di questo mondo vuole sconvolgere il mio pensiero rivolto a Dio. Non abbiate allora soltanto Gesù Cristo sulle labbra e il mondo nel cuore, ma abbiatelo dappertutto e dite continuamente: io credo, e ditelo con me: io credo. Che parole! Siate buoni, non vi preoccupate, mi conviene dare la vita per Cristo. Ma il nostro Cristo non sia solo sulle labbra, e non abbiamo soltanto il mondo nel cuore, ma tutta la nostra vita dica incessantemente: io credo. Fratelli e sorelle, è Gesù che noi dobbiamo mostrare al mondo, non un suo surrogato. In un mondo che cambia, il Vangelo rimane sempre lo stesso. Noi dobbiamo amare Gesù, dobbiamo conversare con Gesù. Non ci promette nulla di terreno, non ci incanta con parole vane, non vuole dominarci con potenza e coercizione. Egli annuncia una verità, conosce perfettamente noi uomini, sa perdonare, sa ricondurre la tua coscienza all'integrità, sa rendere il tuo cuore lieto nel profondo. È l'unico ad avere parole di vita eterna. Non dire allora: ma io lo conosco. No, chi può mai dire di averlo conosciuto abbastanza? Non dire: io l'ho seguito. No, chi potrà dire di averlo seguito fino ad avere dato la vita? Non dire: io l'ho già annunziato. No, perché ancora Gesù non è stato ancora perfettamente rivelato nella tua vita. Non dire: io l'ho già vissuto. No, perché ancora c'è un'esperienza che il Signore riserva per te. Gesù è domanda ed è risposta, è una parola ed è una persona ed è una guida. Perdona e ci fa fare cose più grandi di quelle che ha fatto lui. È il difensore dei poveri, di te che sei povero. È il consolatore sofferente, di te che soffri. È il nostro Messia, è il Cristo Signore. Lo conosciamo?
Lo conosciamo? Allora riconosciamolo adesso. Io ti riconosco come il mio Signore. Chi lo conosce lo deve riconoscere. Io ti riconosco come mio unico Signore. Io ti acclamo, Signore, e anche voi insieme acclamiamo con questa nostra fede. Beati noi se avremo capito e se faremo tutto quello che ci è stato annunziato, perché allora Gesù ci renderà buoni e forti, ci darà le ragioni per cui vale la pena vivere, soffrire, amare, lavorare, ci farà fratelli, farà di noi un'unità mistica, visibile, farà di noi la sua Chiesa. Ecco perché la nostra fede grida, ecco perché la nostra fede esulta, ecco perché diciamo che è Lui, Lui, soltanto Lui, il Figlio di Dio, Gesù, 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 ditelo con me, Gesù, il Figlio di Dio, Gesù, il Figlio di Dio. Non sarà più un mistero per noi, Gesù. Questa sera lo esploreremo ancora. Non lo comprenderemo mai del tutto, ma potremo amarlo di più. E di questo ti siamo grati, Signore, perché ci hai condotto qui per dirci: io ti dico che se tu credi, vedrai la gloria di Dio. E vorrei che lo cantaste con me, per prepararci adesso al momento in cui il Signore entrerà con la sua gloria, ancora più potentemente, ancora più evidentemente. Io ti dico che se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Non se pensi, non se ragioni, non se ti fai domande, non se ti chiedi se sei degno, se lo meriti o se non lo meriti, se è presto o se è tardi, se c'è il sole o se c'è la nuvola. Solo credere. Ci serve soltanto credere. Con dolcezza. Io ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Con dolcezza, lentamente. Io ti dico che se tu credi. Dimmelo, Gesù. Dimmelo, Signore Gesù. Dillo dove non riesco a credere. Dimmelo dove so solo sperare, senza fede carismatica. Tu mi dici che se io credo vedrò la gloria di Dio. È il Signore che me lo dice. Tu mi dici che se io credo vedrò la gloria di Dio. Vedrò la gloria di Dio. Vedrò la gloria di Dio. Sì, vedrò la tua gloria, Signore. Vedrò la gloria di Dio. Sì, vedrò la tua gloria, Signore. Vedrò la gloria di Dio. Vedrò la tua gloria. Dammi occhi per vedere, Gesù. Dammi occhi per vedere le opere del tuo Spirito. Dammi occhi per vedere che tu sei qui e ti prendi cura di noi. Dammi occhi per vedere che la tua mano è stesa su di me. Dammi occhi per vedere che mi stai cercando tra questa folla. Dammi occhi per vedere che sei profondamente commosso. Tanto grande è il tuo amore per me. Dammi occhi per vedere che ti stai facendo spazio tra questa folla, come quando l'amato va incontro all'amato e ha solo desiderio di dare un abbraccio e di stringere a sé. Così tu mi stai cercando e così io ti attendo, Gesù. Dammi occhi per vedere che non sono l'ultimo tra gli uomini, ma il primo ad essere ad amato. Dammi occhi per vedere che tu non fai preferenza di persona, ma chiunque ritorna a te
con cuore sincero, e gradito e accetto. E tu mi ami questa sera così come sono, con i miei peccati, con le mie ribellioni, con le mie bestemmie, con i miei tradimenti, con i miei acciacchi. Sì, Gesù, io credo che tu mi stai amando. Io credo, Gesù, e per questo vedo, e voglio vedere una gloria ancora più grande. E non mi stancherò di invocare questa gloria, e non mi stancherò di dire che tu sei il Dio della gloria. Grazie per questo vento che, come una brezza leggera, porta la presenza dolce e tenera del tuo Spirito nella mia vita. Voglio abitare in te mentre tu vieni ad abitare nella mia vita. Voglio dimorare in te mentre tu vieni nella mia vita. Signore Gesù, non voglio più dire sono un uomo povero e infelice, perché sono ricco della tua fede e sono felice di credere. Sono felice di credere. Sono felice di credere che nulla ti è impossibile e che tutto è possibile alla mia fede. Sono un uomo felice, Signore, perché non sono solo, perché non sono stato dimenticato, perché il tuo sguardo è su di me. Come vorrei che tutti sapessero in questo momento che io sono amato, che io sono amato, che io sono amato. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché stai facendo questo nella mia vita, proprio nella mia vita. Grazie perché sei qui proprio per me. Grazie perché mi ripeti ancora, credi e vedrai la gloria di Dio. Credi e vedrai la gloria di Dio. Vedrai la gloria di Dio. Vedrai la gloria di Dio, vedrai la gloria di Dio. Satana non voleva questo incontro e ha fatto di tutto per attentare alla mia vita, ha fatto di tutto per impedire che i fratelli che avrebbero dovuto prendersi cura di noi questo giorno venissero allontanati da questo trono di gloria. E così il nostro fratello Onesimo ha dovuto subire improvvisamente un'operazione alle orecchie per cancro. Il Signore mette la sua mano su di lui, perché dopo essere stato colpito alla gola e agli occhi, adesso anche le orecchie. E poi l'altro sacerdote, che proprio all'ultimo momento recuperato perché la nostra fede venisse rafforzata dalla manifestazione della gloria di Dio, e aveva già deciso di venire qui dagli Stati Uniti, ha avuto un incidente automobilistico. Paolo dirà nella lettera ai Tessalonicesi: Satana mi ha impedito di venire in mezzo a voi. Signore, tu però sei qui e ti servi di noi. Tu sei qui e vedi la fede di questa comunità. Tu sei qui e non hai mai deluso le attese dei tuoi figli, delle tue figlie, Padre Santo. Ed è nel nome di Gesù, Signore, che noi ti chiediamo che sia benedetto il ministero del nostro fratello Don Fulvio e delle sorelle che lo accompagnano, che come un pellegrino ieri sera è stato da me preso per mano. Vieni e andiamo a invocare insieme la gloria di Dio su questa gente affamata, assetata, bisognosa ancora di proclamare che Gesù è vivo. Grazie, Signore, perché tu non fai mai mancare i tuoi ministri. Grazie, Signore, perché non fai mai mancare la tua parola, che tutto sana, che tutto guarisce. Grazie, Signore, perché la tua mano è qui, è su di noi, e noi crediamo. E noi attendiamo la tua presenza viva. Adesso tu verrai qui, intronizzato al centro di questo stadio. Ti adoreremo e saremo guariti nello spirito e nel corpo. E questa parola di fede giungerà in profondità nella nostra vita. Ma intanto mettiamoci in piedi e diciamolo con forza. Io credo che nel tuo nome, Signore Gesù,
gli inferi tremano, la terra è scossa, il cielo è nel tripudio di gioia, e in questa terra si canta la gloria di Dio in anticipo. Voi che rammentate le promesse del Signore, non stancatevi di gridare a Lui, non datevi riposo e neanche a Lui date riposo fino a che non avrà ristabilito lo splendore di Gerusalemme. Tu sei la Gerusalemme di Dio, noi siamo la Gerusalemme di Dio, e questa gloria splende e noi risplendiamo con Lui. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù per quello che hai fatto e che farai. Grazie per la tua parola che è vera, che è vita, che è eterna, che è onnipotente. Amen, 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 alleluia. Vedrai la gloria di Dio. Crediamo. Che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Grazie Gesù. Vedrai la gloria di Dio. 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 Continuiamo a cantarlo con un desiderio vivo, vivo di gloria, vivo di gioia, vivo di fede, vivo di attesa, vivo di adorazione. Tutto vive in Lui, tutto rivivrà in Lui. Con forza. Io ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Dillo, proclamalo, è parola che salva. Tu credi vedrai la gloria di Dio. Vedrai. Vedrai la gloria di Dio. Vedrò la tua gloria. Vedrai la gloria di Dio. Vedrò le tue meraviglie. Vedrai la gloria di Dio. Vedrò. Vedrai la gloria di Dio. Io ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Io ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Più forte! Vedrai la gloria di Dio. Più forte! Vedrai la gloria di Dio. Vedrai la gloria di Dio. Vedrai la gloria di Dio. Vedrò la gloria. Vedrò la gloria di Dio. Sì. Vedrò la gloria di Dio. Amen, amen. Vedrò la gloria di Dio. Vedrò la gloria. Forte acclamiamo a Gesù. Alleluia. Gloria, alleluia. Gloria, alleluia. Lode, benedizione, lode, onnipotenza, lode, onore, forza, benedetto. Tutti insieme. Benedetto è il nome del Signore. Gloria al nome del Signore. Santo è il nome del Signore. Forte è il nome del Signore. Giusto è il nome del Signore. Il nostro Dio, l'Onnipotente. Alleluia, alleluia, alleluia. Esaltato. Si è esaltato Signore nell'alto dei cieli. Accogliamo il Signore in mezzo a noi. Te, Signore, si è esaltato per sempre innalzato il tuo santo nome. Tu sei il Signore. Sì.
Ti esalterò, ti esalterò.
esalterò, perché sei il re dei re, sei re. Tu sei il Signore, sei il Signore. Tu regni in maestà, regni in maestà. Potente sei, potente, padre, padre di ogni cosa in me. Sei re dei re, perché sei re. Tu sei il Signore, tu sei il Signore, e regni in maestà. Potente sei, di ogni cosa, di ogni cosa il re. Di ogni cosa il re, di ogni cosa il re. Perché sei il re dei re, tu sei il Signore, e regni in maestà. Potente, potente sei, padre di ogni cosa il re, perché sei il re dei re. Tu sei il Signore.